Allora, amici, le mie scorzette sono pronte. Adesso le lascio asciugare. Si raffreddano. Asciugano. Vedete, lo zucchero non ce n'è. È asciutto. Adesso asciugano. Guardate come sono belle. Adesso le lascio asciugare e le metto, le conservo in un barattolo. Se poi avete piacere, potete farle anche con il cioccolato. Come? Prendendo del cioccolato fondente, 100 g di cioccolato fondente per farne un po', non certo per farle tutte. 100 g di cioccolato fondente, un cucchiaio di olio di semi, lo sciogliete a bagnomaria e l'andate a inzuppare da una parte per metà oppure tutte, anche tutte. Queste si asciugano, le mettete ad asciugare e poi sono buone. Va bene, vedete, stanno già asciugando, lo zucchero viene fuori, sono belle. Io le utilizzo anche perché poi le taglio a pezzettini piccoline e le metto nella pastiera. Si possono fare tante cose, da mangiare come caramelle, da utilizzare per la pastiera, per dei biscotti, per qualunque cosa. Vedete, si piegano ma non si rompono, perché il sale le ha rese elastiche, ha fatto uscire tutte le impurità. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi aspetto per la prossima. Un grazie a tutti e una buona giornata.